Grazie.
Thank you.
Grazie.
Buonasera a tutti e ancora grazie di essere intervenuti a questo concerto. E avevamo letto stamattina sul giornale La Sicilia una toccante lettera che ha scritto un cittadino che mi sembra sia in sala e vorrei invitarlo a leggerla qui questa lettera. Mi hanno detto che alcuni colleghi mi hanno detto che è in sala e nel frattempo che questa persona vorrà leggere la sua lettera che parla del teatro, che parla della città. E vorrei dire ancora grazie, un ringraziamento a, se mi permettete, a tutti noi lavoratori che siamo qui nonostante... C'era un certo sindaco Albertini degli anni 20 che chiamò un signore che si chiama Arturo Toscanini e chiese lui come poteva elevare il livello qualitativo del teatro. Ebbene, Toscanini disse che la prima cosa che doveva fare doveva comporre un'orchestra stabile, un coro stabile e dei tecnici e delle maestranze con specifiche mansioni. Questo politico illuminato che è appunto il sindaco Albertini in quel momento accettò questa sfida e il comune di Milano finanziò tutto quello che Toscanini aveva chiesto. Ebbene, il Teatro alla Scala ancora oggi è il primo teatro e la lirica italiana, grazie alla lirica italiana e grazie ai grandi musicisti, grandi compositori, la lingua italiana è parlata ancora in tutto il mondo proprio grazie a questa divulgazione che all'epoca era una divulgazione popolare. Ebbene, deve rimanere ancora un teatro popolare, un teatro, dice un'altra istituzione che dice un popolo senza teatro è un popolo morto. Ebbene, è così, non è che lo dico io, è Garcia Lorca che lo dice. E mi sembra che questo popolo in questo momento non sia per niente morto, anzi, più vivo che mai. Ora lascio la parola al signor Salvatore Cantarella che ha scritto questa lettera alla Sicilia. Visto Nerofilo, frequento questo teatro da 29 anni dalla seconda lirica e da 20 dalla sinfonica. Per 44 anni ho vivuto in provincia, a Piantavilla. Da sempre mi sono trasferito a Catania per essere vicino al teatro, che vorrò frequentare fino al giorno prima di morire, anche se dovessi dire tanti amici che vorrò portare. Assolutamente. Abito dietro l'angolo, a due passi dal teatro, e non vorrei che il teatro è tuo. Ecco la lettera che ho pubblicato proprio oggi. Spesso scrivo sulla Sicilia per le cose che vanno e per le cose che non vanno. La lettera di oggi, ovviamente, vuole essere di sostegno al teatro, agli artisti del coro, agli orchestrali, per tutti quanti ci lavorano e soprattutto perché questa istituzione non venga a cessare. Dunque, la lettera si intitola Io, Giuseppe Verdi, vi scrivo.
con una lettera ipotetica che avrebbe scritto in questi giorni Giuseppe Verdi, con pizzico di orgoglio nei propri confronti e lasciando da parte la modestia. Mi chiamo Giuseppe, ho compiuto 200 anni in questo ottobre 2013. Anche se sono morto il 27 gennaio del 1901, di fatto non sono mai morto. Non si tratta di un caso di catalessi apparente, la questione è un'altra, è ciò che ho fatto nella mia vita. Sono un musicista-compositore, ho prodotto tantissimo e ciò mi ha reso immortale. Rappresento l'Italia, sia in Italia che nel mondo intero. Sono quindi l'esempio lampante di una figura retorica, l'antonomasia. Io impersono la musica e il bel canto italiano. Questo mio compleanno è stato festeggiato durante il corso del 2013 un po' in tutta Italia. Anche Catania ha cercato di festeggiarmi, ma non l'ha fatto nella maniera che meritavo. Al Teatro Massimo era stata proclamata una mia opera mai rappresentata in questa città, Stiffelio. E guarda caso, le recite di Stiffelio sono state messe in scena nel mese del mio compleanno, proprio ad ottobre. Ringrazio tutti gli interpreti che mi hanno cantato e eseguito, sia del primo che del secondo cast, nonché il professore d'orchestra e gli artisti del coro. Ma proprio costoro, brevissimi e altamente professionali, sono stati maltrattati in quest'opera e di riflesso sono stato maltrattato anch'io. Io non meritavo una festa del genere, una festa del compleanno in sordina. Mi riferisco al fatto che agli artisti del coro non è stato fornito il costume per rappresentarli degnamente sul palcoscenico. Hanno cantato con i vestiti di giornata, come si sa da dire un tempo, non il vestito della festa, ma il vestito ordinario. E ciò a causa dei tagli che drasticamente si stanno portando al settore della cosiddetta cultura. I bravi artisti del coro non solo vivono la stessa sorte poco felice dei professori di orchestra e di tutto l'organico del teatro, che li rende ancora creditori di varie visibilità del proprio stipendio, ma addirittura vengono penalizzati o ulteriormente offesi nella propria dignità, privandoli anche dei costumi di scena. E per evitare di suonare visivamente sul palco, sono stati relegati a cantare dietro un grande telone in tulle. Qui calza bene il detto siciliano «Munciari usuli con crivo», ossia nascondere il sole dietro il setaccio, il cui concetto, espresso con parole diverse, è «nascondere dietro un dito», ossia non nascondere affatto. Ma voi, lo immaginate cosa sarebbe un ristorante di primissima categoria con i camerieri sprovvisti del lavoro, tenuta da lavoro? O cosa sarebbero le guardie svizzere pontificie o i signori commessi di Palazzo Chigi o di Palazzo Madama vestiti in jeans e magliette? Catania non è ormai quella delle sue origini. Non è più la patria di Greta, la patria che ospita la tomba di Ctesicoro. E quando dico Greta, mi riferisco proprio alla peculiarità tutta ellenica, la culla della civiltà. Purtroppo non è solo Catania ad essere scaduta così tanto. In queste stesse condizioni in tutta la Sicilia, quindi non più l'isola di Pedoro, di Empedocle, di Archimede, di Teocrito, l'isola del dotto sapere è ormai precipitata nel baratro dell'approssimazione e della mediocrità. Vorrei anche sottolineare che Catania non ha maltrattato solo me. Una sorte simile è capitata anche al mio collega Vincenzo, più grande di me di solo un decennio. Lui, nativo di Catania, è stato un bravissimo compositore, ma ha avuto la sfortuna di morire giovanissimo, non aveva compiuto ancora 34 anni. Nonostante lui fosse assai promettente, ha potuto comporre poche opere, solo 10, a causa della brevità della sua vita. Benché la sua produzione pianistica sia stata assai limitata, le sue opere, se a Catania ne fosse rappresentata solo una l'anno, basterebbero a coprire due lustri. Ma non è così. A Catania non si vuole rappresentare il suo cibo. E lui, timidamente e assai rassegnato, subisce la sorte del Nemo profeta e patria. Con il cuore rammaricato, saluto i miei cari stimatori e quelli di Vincenzo, nella speranza che tempi migliori possano sollevare le sorti del Teatro Massimo Catanese al mio testato. Un abbraccio a tutti, Giuseppe. Questa lettera, da me scritta come se fossi Giuseppe Verdi, è scaturita il centro del mio cuore, consapevole del periodo buio che sta attraversando il nostro teatro.
ancora, se e qua, fino a quando ci saranno persone come Salvatore Cantarella e come voi che siete qui e come tutti quelli che hanno comprato il nostro abbonamento per la Sinfonica e che hanno comprato il nostro abbonamento per la Lirica e che ci seguono, noi abbiamo senso, noi abbiamo motivo di esistere. Quando questo non avverrà più, saremo come dinosauri e potremo scomparire. Io mi auguro che questo per noi, ma soprattutto per la cultura e per voi, non accadrà mai. E solo un'ultima cosa volevo dire, per chiarezza e per semplicità. Questa è una festa, ormai è diventata una festa della musica e ora continueremo il concerto. È il modo nostro di dimostrare dissenso e dimostrare e di protestare contro questa classe politica che invece ci deve aiutare. Ci devi aiutare l'istituzione Teatro Massimo. E noi siamo dipendenti della regione e per chiarezza stiamo protestando, sì, sicuramente perché non abbiamo gli stipendi, ma sicuramente perché la regione è tutt'oggi su un contributo che deve erogare al teatro di più o meno 15 milioni e di cui parte di questi soldi sono gli stipendi, ma anche spese per gli allestimenti, spese per le opere, spese per le spese fisse, la luce, tutte le spese che sono del teatro. Ebbene, la regione a tutt'oggi ha erogato solamente 4 milioni e mezzo su 15 milioni che deve erogare. Questo è il motivo della nostra protesta. Per cui chiunque, non so se in sala c'è qualcuno che si può fare portavoce con gli dice con amici, ecco, dire con questo lo diciamo noi, ma ognuno è chiamato alla sua parte a dire la sua su questo. La cultura è un bene di tutti, è come avere la sanità, è come avere la scuola, è come avere quindi l'istruzione, è come avere tutti i servizi. E se la politica viene meno a questo vuol dire che ha fallito. Allora bisogna esortare i politici a non essere politicanti, a fare politica nel rispetto delle istituzioni. Grazie a tutti e buon divertimento.
Thank you.
popolo senza teatro è un popolo muto, un popolo senza musica, senza poesia, senza possibilità di esprimere l'animo umano, è un popolo finito. Questo lo devono capire i politici, lo dobbiamo capire noi. Abbiamo bisogno di esprimere lo strano, abbiamo bisogno di esprimere ciò che l'uomo ha veramente dentro, bene, la bellezza, la cultura. Questo monumento, senza la musica, forse qua ci sarebbe stato qualche altra cosa, un bingo magari, chissà, bello, pensiamoci. Ho una riflessione secondo me molto importante. Intanto vi ringrazio per aver firmato questa petizione che terremo molto cara. Spero di aver letto le parole scritte, dove è scritto appunto che Vincenzo Bellini ha dato lustro a questa città, che non è sicuramente stato il più pezzo. Volevo portarvi a questa riflessione e parlo a mio nome, ma è come se parlassi per ognuno di loro, per ognuno di questi artisti che vedete su questo palcoscenico. Quando ero ragazzo ho sempre sperato di poter un giorno venire a cantare in questo teatro, perché ho sempre amato il canto, ho sempre amato la musica, in tutte le sue espressioni. E ho studiato tanto, tantissimo, ancora oggi lo continuo a farlo, lo continuiamo, come dicevo prima, tutti a farlo, proprio per tenere alta la nostra professione. E quando quel giorno sono riuscito a mettere i piedi in questo teatro, ho visto sorridere gli occhi di mio padre. Ho visto mio padre che era orgoglioso di me, che ero riuscito a mettere i piedi su queste tavole di questo palcoscenico. Ogni volta che ho messo una nota da questo palcoscenico, ho pensato a chi prima di me, avendolo calpestato, ha cantato su questo palcoscenico. Tutti i grandi cantanti che voi conoscete sono stati qui a cantare. E mi sono sentito orgoglioso di essere, tra virgolette, quasi pari a loro. Noi abbiamo cantato in tutte le scuole, in tutte le chiese, abbiamo suonato, dappertutto a Catania, dove abbiamo visto molti ragazzini essere entusiasti di quello che facevamo, pur ascoltando altro genere musicale, però sentendoci suonare, sentendo uno strumento suonare dal vivo e non una cuffietta nelle orecchie, o una voce cantare veramente dal vivo e non amplificarla attraverso un microfono. Erano felici di vedercelo, di sentirci cantare, di sentirci suonare. E questi ragazzini sicuramente erano i vostri figli, quelli che noi speriamo un giorno riescano a calcare queste tavole di questo palcoscenico. Ed è per questo che ci stiamo battendo, non solo per noi, è per questo che vi invitiamo a chiedere alla politica di non guardare solamente la loro mano, ma di guardare oltre la loro mano, di guardare il futuro, di guardare i figli vostri, nostri e i figli anche loro. Quindi di guardare quello che sarà il futuro di questo teatro, perché sono loro che un giorno calcheranno queste tavole di questo palcoscenico, magari raccontando le storie che noi adesso stiamo raccontando a voi, alle future generazioni. Grazie.
Thank you.